La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 12 ottobre 2016. Presidenza Boldrini Luigi Di Maio. La seduta comincia alle 9.05 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'11 ottobre 2016. Il Presidente dà conto delle missioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi, rende comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016. Nella relativa discussione intervengono i deputati Andrea Romano, Brescia, Lupi, Brunetta, Dellai, Scotto, Fedriga, Locatelli, Rampelli, Artini e Berlinghieri. Chiusa la discussione, la Presidente averte che sono state presentate le risoluzioni Rosato numero 264, Fedriga 265, Scotto 266, Battelli 267, Brunetta 268, Artini 269 e Rampelli 270. Interviene in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi. Intervengono per richiamo al regolamento i deputati Fedriga, Rosato e Brunetta, ai quali rende precisazioni la Presidente nonché il deputato Duva. La sottosegretaria Amici esprime il parere del Governo sui documenti di indirizzo presentati, quindi intervengono per dichiarazioni di voto i deputati Locatelli, Alfreider, Abrignani, Nastri, Tabacci, Monchiero, Saltamartini, Buttiglione, Palazzotto, Ravetto, Di Battista e Fregolent. La Presidente avverte che i documenti di indirizzo saranno posti in votazione per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva la risoluzione numero 264, respinge le risoluzioni 265, 266, 267 e 268, approva la risoluzione 269 riformulata e respinge la risoluzione 270. La seduta, sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata, alle quali rispondono i Ministri Franceschini, Boschi, Padoan, Calenda, Galletti e Pinotti. Intervengono i deputati Latronico, Milanato, Giorgia Meloni, Guidesi, Palazzotto, Vignali, Mattarrese, Corda, Frusone, Fusilli e Moscat. La seduta, sospesa alle 15.55 e ripresa alle 17.05. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni. Si passa alla discussione della nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza 2016, nella quale intervengono il relatore per la maggioranza, Fanucci, e il relatore di minoranza, Melilla, nonché i deputati di Gioia, Locatelli, Alfreder, Motto, La Palese, Rizzetto, Tabacci, Librandi, Guidesi, Tancredi, Fassina, Prestigiacomo, Cariello e Marchi. Chiusa la discussione, la Presidente. Averte che sono state presentate le risoluzioni Marchi 271 sulla relazione di cui è l'articolo 6,5 della legge 243 del 2012, nonché le risoluzioni Marchi 272, Cariello 273, Brunetta 274 e Marcon 275, relative alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Interviene quindi in replica il sottosegretario Baretta, il quale esprime anche il parere del governo sui documenti di indirizzo presentati. La Camera approva a maggioranza assoluta dei componenti la risoluzione 271, riferita alla relazione di cui all'articolo 6.5 della legge 243 del 2012. Approva quindi la risoluzione 272 relativa alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza con conseguente preclusione delle restanti risoluzioni presentate. La Presidente comunica il cambiamento della denominazione del gruppo parlamentare Scelta Civica per l'Italia in Civici e Innovatori dell'autorizzazione e l'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza alla Costituzione del Gruppo parlamentare Scelta civica verso i cittadini per l'Italia, MAIE. Comunica altresì che la seconda Commissione ha approvato in sede legislativa la proposta di legge 3862 alla quale sono state abbinate le proposte di legge 3873 e 3939. Svolge infine un intervento di fine seduta il deputato Crippa. La seduta termina alle 19.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 14 ottobre 2016 con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Aiello, Giacchino Alfano, Amici, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Michele Bordo, Borletti dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Bueno. Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambroso, Damiano, De Micheli, Dell'Aidi, Di Gioia, Epifani, Faraone, Federica Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Lacatelli, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Pisicchio, Porta, Saravetto, Relaccio, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Tabacci, Vero, Vignali, Zanetti, sono in missione a decorrere da tuta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato a, a resoconto della seduta odierna.